Ciao a tutti, oggi siamo in Piemonte, nella provincia del Verbano Cusio-Ossola, siamo a Crovio, frazione di Baceno, e vi porto a far vedere un girotanello che da Crovio sale al lago d'Agaro lungo antiche mulattiere. Agaro si può raggiungere anche tramite strada asfaltata, però possono passare soltanto gli abitanti della frazione di Ausone e gli addetti all'Enel, è una strada molto stretta e alla fine si passa anche dalla galleria dell'Enel, lunga circa 1,5 km. Crovio è conosciuto anche per essere il paese delle streghe, infatti nel XVI-XVII secolo vennero fatti diversi processi a quelle che venivano definite streghe e anche lungo il paesino ci sono diversi pannelli esplicativi che raccontano un po' la storia anche dei tribunali delle inquisizioni e spiegano i luoghi di interessi. Io adesso mi trovo davanti al campanile che è stato realizzato sopra un masso di frana. E merita una visita sia il campanile sia la chiesa, anche solo uno sguardo dall'esterno. Davanti alla chiesa si trova la statua di Don Ruscetta, che è il prete viperaio e anche una vipera in mano. L'escursione di oggi è con Lucia. Abbiamo lasciato l'auto nel posteggio gratuito vicino alla scuola materna e adesso torneremo qualche decina di metri verso Baceno, sempre su strada asfaltata, fino alla cappellina dove sulla destra iniziano i primi cartelli. Cammineremo per pochi minuti e poi sulla sinistra inizia sentiero nel bosco. Il sentiero che andiamo a percorrere passa su questi salti di roccia e c'è una cappellina da cui passeremo. Adesso saliamo da Pioda Calva e torniamo poi da Cima Chioso e Suzzo per fare un giro ad anello. Dopo pochi minuti si arriva a questo bivio, adesso prendiamo a sinistra di qui e torneremo poi alla fine del girotanello da destra. Si seguono i segnavia rossi e bianchi. Continuando a salire si incontra questa balma. È grande! Oh. Schivato un incontro diretto. Oh, una piccola che beve il latte. Ciao! Si riparte. Giù si vede Crovio. Adesso passiamo questa cascata. E adesso bisogna guardare. Stiamo percorrendo una delle due strade che ai tempi collegava Crovio ad Agaro. C'è tantissima acqua e anche il sentiero è bagnato, un po' fangoso, bisogna fare attenzione anche a non scivolare sui sassi. Per chi ancora non lo sapesse, io sono una grande appassionata di montagna e ogni domenica pubblico giri che faccio sul mio canale YouTube. Potete trovarmi anche sulle pagine Instagram e Facebook, sempre lo Stambecco del Lago Maggiore. Se volete rimanere aggiornati, accendete la campanella, iscrivetevi al canale e se volete lasciare un like di supporto, un commento, è sempre il benvenuto. Questa è la cappellina che si vedeva sul salto di rocce. Lucy? Qua siamo sopra al salto di rocce, guardate come va giù. Questa è Crovio. Vede la chiesa e il posteggio da dove siamo partite. Poi più giù c'è Baceno, si vede la chiesa. E poi sia su c'è il pizzoforno che sbuca un po'. Qua c'è una cappellina, sulla croce c'è segnato 1797 e guardate che roba, qua c'è dalla roccia, è stato scavato il canalino che porta alla fontana. Mamma che meraviglia! E chi è tanto accaldato può farsi una doccia. Inizia poi un tratto tra gli abeti rossi.
Continuando dietro di là c'è il Devero, questa è tutta la valle che sale, questa è Esigo e qua si vede il Diai Cistella e il Corno Cistella. Dopo circa 3 km siamo arrivate a Pioda Calva, siamo a 1231 metri. Pioda Calva. Adesso prima di quelle rocce lì si sale a destra. Un incentivo per venire in montagna che si possono trovare queste cose: birra fresca, self service, offerta libera per manutenzione ai sentieri, e c'è davvero la birra. È incredibile! Un'altra frazione è dall'altra parte del torrente, si può attraversare, fare una piccola deviazione e andare a vederla. Questa è proprio una palestra all'aperto. Le scale sono quasi finite, guardate che meraviglia. Mamma mia, che bello! Subito dopo il torrente si arriva a questo bivio e noi proseguiamo per Agaro. Si supera la deviazione per Goglio e Costa Uz e si prosegue sulla destra sempre salendo. Iniziano a spuntare le prime foglioline dei larici. Eccoci, questo è il tunnel, a Usone danno 40 minuti, Goglio 1 ora e 40 e c'è l'interruttore temporizzato. Eccolo, è lungo circa 1,5 km e c'è il condotto dell'Enel anche. Dopo circa 4,5 km siamo arrivati di fronte alla diga di Agaro. Questa diga è stata costruita dal 1936 al 1940, è alta 56 metri e larga 243 e alimenta la centrale di Goglio. Qui c'era il villaggio Valser di Agaro, che è stato sommerso dalle acque e quindi distrutto, e vengono sia sommozzatori per visitare le rovine del paese, sia rocciatori perché ci sono delle pareti di roccia. Quando fanno lavori di manutenzione e abbassano il livello dell'acqua, anche dal sentiero si possono vedere i resti del villaggio Valser. Adesso stiamo salendo sulla sinistra, dove c'è un sentiero che costeggia il lago. L'accesso alla diga è vietato. Non l'avevo mai visto così basso e di solito è di un bel blu. Il sentiero prosegue in piano per circa 2 km fino alla fine del lago. Questo è Pelo di Camuscio. Oh, è bello andare con la Lucy che spiega tutto bene. La neve tiene, si cammina benissimo, come se non ci fosse. Di solito l'acqua arriva fin lì. Sembra il mare con questa spiaggia. E dopo un paio di chilometri, costeggiando il lago, si arriva a questo gruppo di baite. Siamo all'Alpe Stiger in fondo al lago, alle mie spalle si vede una baita dove nella bella stagione vendono formaggi e altri prodotti locali. Adesso ci fermiamo a fare pausa pranzo. Oggi pasta con melanzane e super vista.
durante la pausa pranzo ci sentivamo osservate e infatti dietro lì ci sono delle marmotte, ne abbiamo viste almeno 3. Dovevano fare la lotta. Abbattute tutto. Adesso saliamo l'Alto Etopera, che è a destra, e poi torneremo giù da qui scendendo dall'Alpe Bionca. Qui ci sono le impronte di un cervo, probabilmente. Sì, sono belle grandi. Continuando a salire siamo arrivati a questo bivio dove a destra si va verso Topera, che a 5 minuti si intravede un po' là nel pianoro, mentre a sinistra si va verso Bionca. Abbiamo appena visto un gallo cedrone che però è volato via subito e non si è riusciti a immortalare. Che bello! Con la neve bisogna aguzzare la vista, cercare segnavia, ma si vedono. Si possono seguire anche le orme del cervo, comunque là davanti sul sasso si vede. Avevo appena detto di seguire segnavia, in realtà qua adesso non ne vediamo più, quindi si procede un po' orientamento a mezza costa, sempre dritti. Ci sono tutti questi traversi nella neve che non sono tanto simpatici. Questo pezzo è stato più impegnativo, anche perché bisogna mettere bene i piedi, perché va giù bene. Siamo quasi! Dopo 10 km siamo arrivati all'Alpe Bionca, dietro si vede il passo di Muretto. L'ultimo tratto dal bivio per Topera è stato faticoso. Quella è la bocchetta di Scarpia, Scarpia. Si vede giù il lago, il Dia, il Cistella, il Corno Cistella, e poi verso il passo del Muretto. Ma diventa certo. Vedete, adesso scendiamo. Adesso scendiamo, qua c'era stata una slavina. Qua stiamo andando giù dritte, ci sono dei cartelli là davanti. Dobbiamo scendere fino al lago, però c'è un po' di neve lungo il sentiero. Anche qua, giù direttissima verso il prossimo segnale. Ho finalmente ricomparso il sentiero, è un'altra vita, anche perché va giù bene, con la neve non era bellissimo. Siamo scesi da qui, sopra c'è l'Alpe Bionca, siamo tornate di nuovo in fondo al lago. Abbiamo fatto pausa pranzo prima, adesso ripercorriamo lo stesso sentiero che abbiamo fatto all'andata, rimanendo sulla sinistra del lago fino alla diga. Da lì poi scenderemo da un'altra parte. Da in fondo al lago abbiamo fatto questo sentiero che va verso l'Alpe di Topera, poi sale. Qua abbiamo incontrato abbastanza neve, siamo arrivati all'Alpe Bionca e poi siamo scesi da qua. Arrivati alla diga, stiamo scendendo di nuovo dove c'è lo slargo, attraversiamo il ponte e risaliamo all'altezza della diga per poi prendere il sentiero che sale un po' e poi scendiamo. Dopo aver superato la diga, proseguiamo sulla destra verso Suzzo Sopra. Qui si passa un tratto dove c'erano dei cavi, ma adesso rimane sotto la neve e si prosegue salendo. Si sale un pezzo perché quella è la diga, questo è il sentiero, si vede anche il sentiero fatto all'andata. Lì si dovrebbe vedere costa. Che verde! Dopo circa 15 km siamo arrivati a Suzzo Alto, siamo a 1667. Dopo la diga il sentiero sale, si sale per circa 150 metri di dislivello e dopodiché si torna a scendere. Adesso vi faccio vedere che vista. Si vede a sinistra Pizzo Forno, al centro e seconda fila la Scheggia, poi le cime, alcune cime della Val Grande, e di qua il Corno Cistella, Cistella Vieri. Da qui si vede il Cervandone, cioè si intravede in mezzo alle nuvole, l'Elsenor, il
il passo di Valtendra, il Monte Cazzola e la Valle Bondolero, quella che scende, e il Pizzo Moro. Oggi ho anche chi suggerisce. Qua continuano le scale. E vanno giù bene, quindi sempre massima attenzione. A fianco c'è proprio un bel salto. Adesso siamo a Cima Chioso e prendiamo a destra tornando a Crovio. Abbiamo attraversato le Vaite e preso sentiero che scende. Ormai manca pochissimo. Dopo circa 18 km e mezzo siamo arrivati al bivio iniziale, abbiamo concluso l'anello e adesso manca poco per tornare alla macchina. E dopo circa 19 km siamo tornati alla cappellina iniziale. Grazie per aver guardato fin qua. Ci vediamo domenica prossima con un altro video. Ciao!